Addosso! Addosso! Scusate, ma chi vuole? Arrestita mia, dove sono? Ma voi chi sono? Chi sono io? Non sono fatti vostri, dove state residendo? No, ma non sono fatti miei, questa è casa mia, voi mi restate attaccati da cui ci sono fatti miei. Sentite, qua non c'è nessuna residenza, per cui è meglio che togliate il distruppo. Cazzafà! Cazzaluà! Il disturbo! Ma tu sai che ci stai parlando? Ma tu sei posurato da parlare? Ma è piacere conoscermi! Oh, bravo, hai detto bene, il piacere! E tu voglierà sto piacere! Io sono Peppe Sveglia e se si pratica la sanità certamente hai sentito parlare di me! Veramente non sono pratico! E allora informati! A così saprai che con Peppe Sveglia non si scherza! No, hai capito, no, e mo basta, fammi parlare con Teresina. Senti, signor Peppe, Teresina è andata a lavorare, è uscita stamattina e non l'ho vista più. Ah, potrei che non c'è sta. Ma mi sarà andata a fare qualche servizio per il principale. E vabbè, allora vuol dire che l'aspetta qua. Mamma mia, senti, signor Peppe, noi qua dobbiamo lavorare, adesso arriva la gente e cercate di farvi contenti e andate lì, eh? Questi non sono problemi miei, a cammo nuovo, fin quando... Ah, signora di l'acqua, io non posso lavorare in queste condizioni, lei mi aveva assicurato che non c'erano problemi. E chi si viene? Io ci sono, io sono il notaio Artemisio Carloni e sono qui per una compravendita, ma a queste condizioni, signor Dottorelli, è meglio che andiamo via. Sì, ha ragione notaio, è meglio cercarci un luogo più confacente alla delicatezza del caso. Aspettate un momento, adesso vediamo se il signor Peppe ci fa la cortesia. Però chiedo umilmente, signor Peppe Sveglia, andate via che adesso viene gente, dobbiamo lavorare. Iacca, non mi muovo, fin quando bene Teresina. Mamma mia, che giornata che ci chiama. Barbariello, dove si vai qua? Teresina, piccolino, bambolino di Peppino. Sono venuto qua perché ti devo parlare. E che mi devi dire di così gente che sei venuto qua sopra? Teresina, io lo devo sapere. Sì. Dimmi la verità, ci sta qualcun altro? Che sapere, tu, e che sapere? E come ti sei permesso di venire a casa mia? Ma tu lo sai che mi stai scocciando con la tua assurda gelosia? Allora vuoi proprio che ti lasci, no, sì? No, Teresina, piccolino, bambolino di Peppino, ti prego, perdonami, non lo faccio più. Fai sempre così e poi ricominci. No, ti assicuro che Peppinello tuo non sarà mai più geloso. Però tu perdonami, sennò mi metto a piangere. Teresa, fa piacere, ti vuoi portare il tuo fidanzato in camera tua? Raffaele! Mi meraviglio di te che sei mio fratello, ma che andiamo in camera? Teresina, andiamo in camera! Mandrillo! Santo siete su! Andiamo in camera, andiamo la stagione! Ma non finisce qui, hai capito? Muoviti!